E ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video esclusivo per il canale. Oggi niente podcast, anzi questa settimana niente podcast. Dico oggi perché è lunedì, mentre registro solitamente io lunedì mattina registro e rilascio il podcast. Questa settimana non c'è stato per diversi problemi, però chiudiamo qui perché oggi voglio parlarvi di una cosa che riguarda cinema, che riguarda anche letteratura, mettiamola così. Però ecco, prima di entrare nel merito di questa situazione, devo ringraziare un ragazzone che si chiama Paolo, che tramite mio padre mi ha fatto portare alcuni pensieri. Lo ringrazio. Uno di quelli è questo vinile di Hanno ucciso l'uomo ragno. Io non avrei pensato in vita mia di vedere un vinile di Hanno ucciso l'uomo ragno. Tra l'altro, l'ho lasciato impacchettato, non l'ho ancora spacchettato. Tra l'altro io generalmente non compro queste cose non perché non mi piacciono, ma perché io negli ultimi 2 anni, da quando mi sono ritrasferito in Italia, io non ho spazio per niente, perché devo ancora, diciamo, andare nella mia sistemazione definitiva e quindi tendo a non comprare assolutamente nulla perché non so dove mettere le cose. Però ringrazio Paolo, anche perché mi ha regalato una cosa che io avevo adocchiato, che è della Bao Publishing, che è questo. Hayao Miyazaki, Il viaggio di Shuna, è una bellissima, diciamo, favola, tutta illustrata dal famoso mangaka. Qua c'è la luce che lo starà sfondando, che starà un po' bruciando, magari in post aggiustiamo. Comunque, dicevo, è una bellissima favola illustrata dal mangaka, ve la faccio vedere magari un po' più da lontano, che è un po' più bellina, meno bruciata. Comunque, sta di fatto che è una gran cosa bella, tra l'altro poi stampata metodo manga, cioè quindi la dovete leggere a riverso. Bellissimo. Io l'avevo adocchiato in libreria, ho detto non lo prendo, appunto per la questione di spazio. Ho detto magari più avanti lo prenderò. Però ci ha pensato il buon Paolo, che appunto ringrazio, è una bellissima lettura. Ripeto, ne ha parlato Dario Moccia benissimo in una delle sue live, poi c'è il video ricaricato sul suo canale. Comunque oggi faccio questo video per un altro tipo di contenuto, come avete visto dal titolo, che è The French Dispatch, questo bellissimo libro, non è in italiano. Ecco, parto da una cosa: non è una pubblicazione italiana, è una pubblicazione straniera. Tant'è che sul retro c'è il prezzo in UK e US. In Italia io l'ho trovato nella Feltrinelli di Linatea di 18 euro. Non mi ricordo, indicativamente quello lì è il prezzo tra i 15 e i 19 euro. Non mi ricordo il prezzo preciso. Però comunque, che cos'è? È la sceneggiatura del film. È sostanzialmente la sceneggiatura del film con all'inizio una piccola conversazione. Ora vi faccio vedere il formato. Questa è la piccola, diciamo, conversazione che c'è all'inizio tra Wes Anderson e Walter Donohue. E poi dentro trovate la sceneggiatura del film, che io mi sono letto con molto piacere e molto gusto sull'aereo, e poi quel poco che mi rimaneva me lo sono finito un giorno, un pomeriggio, mentre vagavo per Cefalù. C'è tutta la sceneggiatura proprio del film, scritta dalle sapienti mani Wes Anderson, alla fine le solite fotografie, le stills di scena. Perché ve ne voglio parlare? Perché comunque io credo che se non lo trovate in una Feltrinelli, nella sezione stranieri, perché magari c'è nelle Feltrinelli più grandi, le sezioni libri stranieri sono un po' più grandi, in alcune sono molto piccole. In questa dell'aeroporto era discreta, non gigante, però discreta, tant'è che ci ho trovato anche questo. Però io a questo punto credo che se andate su internet lo riperite molto più facilmente che provare magari la fortuna in negozio, se vi interessa questo tipo di lettura. Perché ve lo consiglio? Allora, ve lo consiglio anche perché il modo di scrivere sceneggiature di Wes Anderson è piena di eccezioni rispetto a come si scrivono generalmente le sceneggiature. Però ora vi spiego molto in breve di che cosa si sta parlando. Allora, è chiaro che leggere una sceneggiatura non è per tutti, nel senso che non perché sia un testo elevato a livello intellettuale, ma semplicemente perché è, tra virgolette, un testo tecnico che deve servire il linguaggio per immagini, quindi il cinema, quindi deve servire poi un regista che va a girare un film, e quindi non è propriamente letteratura, non è narrativa, ha degli elementi di narrativa, però è tutto più semplificato e asciugato perché deve parlare visivamente. Quindi c'è una descrizione visiva di quello che c'è in scena, di quello che accade, e poi ci sono i dialoghi, che appunto, se vedete la formattazione del testo,
È così. Ok, camera, aiutami, ti prego. Non credo mi stia aiutando a mettere a fuoco come si deve, però ecco, ve lo metto così. La formattazione del testo è questa. Quindi vedete, ci sono qua i nomi con poi questo tutto dialogo, questa invece è la descrizione della scena. Insomma, ci sono parti in cui il dialogo è più fitto, parti in cui la descrizione della scena è un po' più fitta. Ad esempio, qua è tutta descrizione della scena, è praticamente metà pagina. Però, come dicevo, ci sono delle eccezioni. Ad esempio, Wes Anderson è anche il regista dei suoi film, quindi quando lui scrive le sceneggiature tende a violare alcune, tra virgolette, regole che uno sceneggiatore tende a seguire in sceneggiatura, che sono delle regole, diciamo, non scritte. Di cosa sto parlando? Sto parlando, ad esempio, del fatto che tu, come sceneggiatore, quando vai a buttare giù il tuo film, la tua idea di quello che è la storia per il cinema, non vai a mettere generalmente indicazioni di regia. Cioè non vai a dire qua abbiamo un dolly che fa una panoramica su questo, questo e quest'altro. Non lo vai a scrivere, perché quello, scusate che mi suona tutto, è terreno del regista. Quello è ad appannaggio del regista, è lui che poi deciderà la grammatica di come mettere in scena quella cosa lì, a livello cinematografico. Però se sei Wes Anderson e se tu stai sostanzialmente anche nella tua testa dirigendo il film, molto probabilmente ti scriverai queste cose. Quindi lui a volte scrive anche queste cose. Perché comunque quel testo fate conto che deve passare anche in mano al produttore, che deve leggerlo e farsi un'idea immaginare di come sarà il film. Quindi anche scrivere una sceneggiatura, tu sei molto bravo non solo quando la tua storia funziona, eccetera, eccetera, ma anche se lo metti in mano a un produttore, questo la legge e riesce ad immaginare quello che tu vuoi mettere in scena, quindi riesci a fotografare ogni parte del film perché tu sei molto bravo a veicolarlo e quindi la lettura è molto piacevole. Nel caso di Wes Anderson, lui è uno di quelli che comunque, pur che non avete un grande interesse nello sviluppare capacità da sceneggiatore, vi leggete The French Dispatch, è molto bello comunque. Perché ovviamente non avete tutte quelle descrizioni del tipo, ah, lei guardava lui in modo intenso e provava all'interno di sé dei sentimenti. Non c'è tutta questa descrizione da narrativa. Cioè, non lo so, Miss X guardava Mister X con uno sguardo intenso. Punto. Questo è il massimo delle indicazioni. Tra i due c'era una tensione. Punto. Ok? Non c'è una descrizione, quindi non è letteratura. È un testo che appunto serve al cinema, quindi deve essere molto filmico. Però in questa comunque, in questo modo di scrivere molto asciutto, devi riuscire a dare qualcosa di visivo comunque a chi legge, a chi legge, altrimenti non funziona. Cioè vuol dire che tu sei un pessimo sceneggiatore se non riesci a passare qualcosa di visivo. Però questo non passa per la descrizione di movimenti di macchina, eccetera, eccetera. Generalmente, come sceneggiatore, starei molto attento a dare un senso di movimento, un senso visivo, però senza entrare nello specifico. Ad esempio, se tu vuoi che un personaggio entri in scena da una certa distanza, non lo so, sì, vediamo Pierino in wide shot, non lo scriverei mai. Tenderai a scrivere dalla distanza, vedevamo Pierino, dandogli un taglio più letterario per quelle cose lì. Essendo un attimino un po' più leggero. Poi, se nella messa in scena il regista coglie quel tipo di impostazione che lo sceneggiatore immagina a livello visivo per creare anche un umore, perché la regia, il linguaggio visivo serve a quello, per creare un umore specifico e lo interpreta anche lui in quel modo, oppure trova una soluzione magari diversa, ok. Però generalmente si cerca di sceneggiatore cerca di stare un po' nei confini di quello che è il suo mestiere, perché poi con la sceneggiatura potrebbe passare per le mani di diversi registi, ognuno avrà una versione diversa e una visione diversa. Si dice generalmente a Hollywood che la stessa sceneggiatura possa essere scritta, mi pare, in almeno quattro modi diversi, cioè può essere messa in scena almeno in quattro modi diversi, però anche di più tante volte, dipende dal tipo di regista, anche perché ci sono dei registi che poi mettono mano al testo e tendono a rivedere. Come allo stesso modo, quando tu scrivi dialoghi, cerchi di non dare mai indicazioni agli attori. Cerchi di lasciare gli attori molto liberi. Tuttavia, Wes Anderson mette delle indicazioni, tipo, Marco, sono un po' frustrato oggi. E
E poi sotto, tra parentesi, non lo so, scrive dolcemente. Dà un'indicazione su come quella battuta deve essere recitata. Perché? Perché Wes Anderson è anche regista del film, quindi lui ha un suo modo specifico di dirigere gli attori, quindi lui già in sceneggiatura dà un'idea di come sarà la direzione di quell'attore. Che fa di lui un bravo regista e un bravissimo sceneggiatore, perché vuol dire che lui già dalla carta ha un'idea ben precisa di quel che farà e già dalla carta sta comunicando a chi dovrà recitare come deve recitare. Quindi sta già dirigendo gli attori sulla carta, però è Wes Anderson. Quella cosa la fa Wes Anderson, Tarantino, probabilmente, se non mi ricordo male, dalle sceneggiature Paul Thomas Anderson. Pochi registi slash sceneggiatori che hanno una certa poetica ben definita, che sono tutti gli effetti degli autori, tendono a prendersi queste libertà quando scrivono, ma appunto, perché poi fanno tutto loro. E quindi tu, quando ti approcci a una loro opera, sai già che ci sarà una forte identità autoriale a supporto di quell'opera, e quindi si fa così. Però ecco, nonostante sia pieno di eccezioni, The French Dispatch è una bellissima lettura. A me il film piace tantissimo, poi tra l'altro mi ha fatto anche piacere leggere l'intervista iniziale e capire che le intuizioni, sì, che avevo avuto io guardando il film, cioè che fosse un omaggio a un certo tipo di giornalismo che anche non c'è più, era corretta, cioè perché poi Wes Anderson parla sostanzialmente di quello. Certo, lui ha dei riferimenti culturali lungo tutto il film molto più alti di quelli che io posso carpire o immaginare. Lungo tutto il film lui poi molti li spiega all'inizio, moltissimi no, perché è proprio una chiacchiera molto breve. Però ecco, si capisce quello che vuole fare Anderson e secondo me, se avete amato il film, leggere la sceneggiatura è una cosa molto interessante. È sempre interessante leggere le sceneggiature. Secondo me, dei gran bei film, sì. Secondo me, sì. Quando ci sono operazioni di questo tipo in cui vengono poi vendute, poi ecco, è una hardcover, cioè una bella copertina rilegato bene. È una copertina dura. È un bel oggetto anche da esporre in libreria. Cioè, tenere in libreria è proprio bello. È bello in generale anche da oggetto da possedere. Quindi quando fanno delle sceneggiature, delle operazioni di questo tipo con delle sceneggiature di questo tipo, vabbè che io mi leggo anche quelle in PDF che molte volte IndieWire e altre testate online diffondono, soprattutto quando ci sono le stagioni dei premi. Però sta di fatto che io molto spesso me le leggo, perché è un bel modo, prima di tutto, per imparare la grammatica, se volete imparare a scrivere sceneggiature. Ma soprattutto è anche un bel modo per capire come funziona il cinema. E in particolare imparate una cosa che io, ad esempio, dico molto spesso quando ci si approccia ai concept dei film che vengono discussi magari nelle news o che vengono detti a voce. Tu leggi una cosa, ma quella cosa lì, come si dice anche prima, può essere interpretata in tanti modi diversi a livello di messa in scena. Tu non ci puoi arrivare mai. Cioè, tu leggi The French Dispatch. Se hai già visto il film, magari cercherai di ricollegare a quello che hai visto nel film. È abbastanza impossibile non farlo. Ma se tu non hai mai visto il film, arrivare come Wes Anderson lo mette in scena è molto difficile. Perché tu, se tu fai leggere questa sceneggiatura a uno che non ha mai visto il film, e uno che magari non ha mai visto Wes Anderson, e dici giramela, viene un film completamente diverso. La stessa cosa vale per molte altre opere, nel senso che io sono sicuro che anche un Oppenheimer di Christopher Nolan, se dai quella sceneggiatura in mano a un altro regista, viene un'opera completamente diversa. La stessa cosa vale per in qualsiasi film di Tarantino. Guardate Natural Born Killers, che tra l'altro a livello di sceneggiatura è stato molto rimaneggiato da Oliver Stone e company. Lui aveva un'idea che poi nel film non esiste granché, cioè gliel'hanno molto stravolta. Quel film lì, probabilmente girato a Tarantino, sarebbe una cosa completamente diversa. Oliver Stone dà una sua interpretazione molto interessante, però è chiaramente diversissima da quella che avrebbe dato Quentin Tarantino se avesse voluto girare il film. La stessa cosa vale per moltissime sceneggiature. Prendete anche Denis Villeneuve. Il Dune di Denis Villeneuve e il Dune di David Lynch sono due cose diverse. Il Dune di Jodorowsky è un'altra cosa ancora. La storia è la stessa. Magari prendete anche delle sceneggiature molto simili, perché la storia più o meno è quella. Però
però l'interpretazione varia completamente. Stessa cosa per Il Signore degli Anelli, stessa cosa per Matrix. Può cambiare tantissimo il modo in cui uno interpreta il film. Io mi ricordo la sceneggiatura di Birdman, quando uscì il film, mi lessi la sceneggiatura, andava la mia testa a quello che avevo visto al cinema. Però è chiaro che leggendo la sceneggiatura poi come la giri, già solo che lui fa un finto piano sequenza per tutto il film, è una cosa completamente diversa, non ci avrebbe pensato un altro magari. Quindi è sempre un esercizio interessante per capire, ripeto, quello che uno fa quando gira e quello che è su carta. Quello che io dicevo anche con Joker, stiamo attenti a criticare il concept che hanno diffuso che sarà un musical, perché poi bisogna vedere come lo mette in scena quel concept. Il concept è una cosa, la realizzazione è un'altra. Comunque, The French Dispatch, se vi interessa Wes Anderson, se vi è piaciuto il film, se volete leggere una sceneggiatura scritta molto bene, io ve lo consiglio assolutamente. È una gran bella lettura, a me è piaciuto. Alla prossima, ragazzi e ragazze, ci vediamo. Fatemi sapere se avete mai letto delle sceneggiature, quali vi sono piaciute, e fatemi sapere se magari anche voi avete letto quella di The French Dispatch qua stampata tutta bella. Ciao ciao.